grazie per il suo intervento a Sala Stampa. Buonasera, grazie a voi. Oggi ha letto i giornali, ha avuto voglia di leggere i giornali, di guardare la TV, di guardare su internet, oppure ha fatto una sorta di silenzio stampa personale, nel senso che non ha voluto guardare i giornali? No, ho guardato tutto, ho letto tutto, ho rivisto anche la partita, per cui sono preparato, potete interrogare. No, nessuna interrogazione. Il suo primo pensiero qual è a 24 ore da una partita che tutti, insomma, dicono il Catania non ha giocato perché è mancato proprio questo approccio. Ecco, a 24 ore di distanza, qual è il suo pensiero sulla prestazione dei rossoazzurri? Davvero deludente. Ma sai, ognuno la partita la vede a modo suo. Io non mi strapperei così le vesti, cioè non sono totalmente d'accordo. La squadra, secondo me, è stata tradita dalla troppa voglia di vincere. La partita era iniziata in un certo modo, che lo stavamo facendo anche abbastanza bene, poi c'è stato questo gol rocambolesco di Miccoli, sono state due deviazioni su quella palla, per cui là è cambiata la partita. Noi cercavamo di rimetterla sul pari e abbiamo lasciato un po' di spazio, un po' troppo spazio al Palermo, quindi diciamo che la troppa voglia di vincere, di riportare in parità la partita, credo che ci ha tradito. È una battuta d'arresto, però se la sappiamo interpretare, credo che potrà farci bene. Non la porto sul terreno delle polemiche, ma tutte le cose che si sono dette in settimana hanno in qualche modo influenzato la prestazione dei rossoazzurri? C'è un'altra domanda? No, Presidente, perché si è parlato tanto, era la settimana, doveva essere la settimana del silenzio, invece da Palermo sono arrivate... Di cose serie. Sì, no, parliamo di cose serie, ci mancherebbe. Qui perché i tifosi vogliono ascoltare il presidente del Catania, qual è il suo pensiero, perché qualcuno ha detto ci siamo sentiti un po' traditi dalla prestazione, perché chiaramente è la partita più importante della stagione del Catania, sia all'andata che al ritorno. Perché si può perdere, presidente, però non in quel modo. Ecco, questo è quello che dicono i tifosi. Sì, questo è quello che dicono i tifosi, ma quello che dico io è un'altra cosa. Cioè, io non mi sento tradito dalla prestazione. Io ho visto i ragazzi che hanno dato tutto fino al 90esimo, chiaramente c'era un avversario che, a cui, ripeto, è andato tutto abbastanza bene a partire dal primo gol, e basta, però i ragazzi hanno dato tutto. Il tradimento è quando tu non fai quello che devi fare in campo, quello è il tradimento, ma non credo che questa squadra si possa rimproverare nulla. Cioè, fatto finora un ottimo campionato e credo che ha dimostrato di essere una squadra forte, e di conseguenza il tradimento ci andrei cauto, è tutta un'altra storia e mi dissocio totalmente. I ragazzi hanno fatto tutto quello che potevano fare, durante tutta la settimana l'hanno preparata benissimo. Ecco, se c'è qualcosa che devo rimproverargli è questa troppa voglia di vincere questo derby. Dobbiamo crescere, dobbiamo imparare a gestire le partite in un modo un po' diverso, con più maturità. Ecco, Presidente, i soli 3 punti conquistati in trasferta in questa stagione hanno penalizzato in parte il Catania, che gioca bene, diverte, appassiona, e insomma anche a livello nazionale è riconosciuto il suo gioco, la sua forza. Ecco, secondo lei a cosa è dovuta, diciamo, questa doppia faccia? Cioè in casa 16 punti e in trasferta soltanto 3 punti, al di là del derby, della prestazione. A due minuti in più giocati, una Roma e una Udine. Sì. Sì. Quest'anno abbiamo avuto 7 di punti in trasferta e nessuno avrebbe parlato, quindi credo che, ripeto, alcune vittorie ci sono sfuggite per nulla, però nel complesso, ripeto, la squadra ha sempre fatto bene anche in trasferta, escluso Bologna, dove è emerso un po' quello che è emerso ieri a Palermo, questa troppa foga nel cercare sempre di riportare subito la partita sui binari giusti, invece c'è tanto tempo e quindi si potrebbe gestire sicuramente in un modo diverso. Quindi questo è stato il... Presidente, come si riparte adesso dopo questo scivolone di Palermo sul piano psicologico? Anche Maran, che sentiremo tra poco, ha detto insomma è una sconfitta che brucia, brucia tanto perché non siamo riusciti a fare quello che avremmo voluto. Come si riparte? Si riparte con l'entusiasmo di sempre, col lavoro durante la settimana e con l'entusiasmo di sempre. Perché il calcio è fatto di sconfitte, è fatto di vittorie, però la settimana va gestita sempre allo stesso modo, quindi da domani ci andiamo a lavorare bene per preparare
questa sfida del Milan, col Milan, che è una partita importante e dove sono sicuro che faremo bene. Una domanda di Alessandro Fragala dalla redazione. No, mi voglio proiettare, Presidente, direttamente alla partita col Milan, in cui mancheranno sicuramente Gomez e Spalletti, e sono due assenze pesanti. Sì, sono due assenze che... Ecco, l'unica cosa, diciamo, che è imbostonata, queste due ammonizioni che secondo me non c'erano, nessuna delle due, e ci priveranno di due giocatori. Però ripeto... Abbiamo modo e tempo per pensare a cosa fare, e credo che comunque, ripeto, abbiamo giocatori che possono degnamente sostituire sia Spalletti che Gomez. Sentiamo anche Danilo Pasqualino, che voleva fare una domanda al Presidente. Prego, Presidente, lei ha sempre dichiarato che il derby è la partita più importante dell'anno, che due partite non si possono o non si dovrebbero perdere, e sono Catania-Palermo e Palermo-Catania. Cosa si sente dire in questo momento ai tifosi, che sicuramente sono molto delusi dalla prestazione di ieri? Allora, se io, che tutti i tifosi del Catania, se a me e a tutti i tifosi del Catania dicessero ogni 2 anni e mezzo il Palermo vince un derby, credo che firmeremo tutti, saremo tutti quanti d'accordo. Ecco, il Presidente aveva già in parte risposto anche a questa domanda. Tra poco anche Antonietta Ricciardello dalla redazione, intanto però c'è Padre Calcara che vuol fare una domanda velocissima. Sì, Padre Calcara, volevo salutare il Presidente e complimentarmi per il grande campionato che il Catania sta facendo. Sicuramente si potrebbe ambire ad altre mete. Certo, la sua chiave di lettura, per carità, ognuno vede la partita a modo suo, ma come mai Lodi e Marchese hanno chiesto scusa ai tifosi? Significa che i giocatori in campo forse si sono resi conto che forse non hanno reso per quello che potevano. Sentiamo il Presidente. Hanno chiesto scusa, io non l'ho letto, ma se hanno chiesto scusa è un gesto di grande dignità. Però direi che le scuse vanno chieste quando uno non fa il massimo, e io non se l'hanno chiesto loro che erano in campo, hanno avuto i loro motivi, ecco per questo, perché ho fatto la domanda. Padre, lo chiede a loro perché hanno chiesto scuse. A me non devono chiedere scuse i miei giocatori per la partita di ieri. Io non le voglio le scuse, perché hanno fatto quello che dovevano fare, hanno dato tutto quello che potevano dare. Ecco, poi lei gode di queste cose, è un problema suo. Sì, hanno chiesto scusa per il risultato, per come è andata a finire la partita, non per la prestazione. Allora andiamo subito da Antonietta, una domanda per il Presidente, perché sono tantissime, ma ne selezioniamo una soltanto. Prego Antonietta. Sì, Presidente, buonasera. I tifosi su internet si scagliano un po' contro Barrientos, l'hanno visto sfogliato, cosa si sente di dire? Barrientos deve imparare, ormai tutte le partite per lui saranno tutte così. Ieri era oggetto di attenzione particolare da parte dei difensori del Palermo, credo che addirittura era marcata uomo, quindi diciamo Barrientos è un giocatore ormai che tutti conoscono e deve imparare in fretta, perché troverà questi problemi in tutte le partite, però è un giocatore di classe, di qualità, e sono sicuro che le prestazioni saranno sempre di alto livello. Comunque, se mi permettete, a me non è dispiaciuto ieri Barrientos. Ecco, questo è il pensiero del Presidente. Allora, anche Nino Randazzo da Palermo, velocemente, così poi salutiamo il Presidente del Catania. Prego Nino, a te la linea. Sono circondato oggi. Buonasera, buonasera Presidente. Buonasera. Da che cosa? Da chi? Da chi? Da che cosa? No, non sento. No, da cosa è circondato? No, diceva con tante domande. È una battuta, Nino. Prego, Nino, con la domanda. Sentiamo. Sì, cosa, secondo lei, che cosa ha avuto in più il Palermo rispetto al Catania ieri? No, guardi, del Palermo non parlo. Se mi dice cosa ha avuto in meno il Catania, io posso dire, ma del Palermo non parlo. Già faccio fatica a guardare a casa mia la mia squadra, vediamoci se riesco a guardare le altre. Nino, hai sentito? E allora perché ha perso il Catania, secondo lei? L'ho detto, siamo stati traditi dalla troppa voglia di vincere la partita. Questo, dunque, questo è il mio pensiero. Bene,
Grazie Nino per questo contributo. Allora Presidente, noi la ringraziamo per la sua disponibilità. Ricordiamo venerdì 20:45 con Catania-Milan, insomma per questo Catania settimo in classifica, anche se il turno di Serie A non si è ancora completato, si completerà martedì, insomma sicuramente non mancherà l'apporto e il sostegno dei tifosi rosso-azzurri. Grazie Presidente, l'aspettiamo grazie, presto. Buona serata, buona trasmissione. Buonasera.